assolutamente emblematica di come i cittadini sono stati sostanzialmente lasciati all'arbitrio di questi palazzinari in una situazione in cui, come ricordava prima Mimmo, nelle periferie era stato Rutelli a individuare un discorso che era quello delle centralità, che in origine non era sbagliato, prevedeva a livello locale una serie di strutture di servizio, aree pubbliche, una serie di centralità sparse nella periferia onde evitare la formazione di ulteriori quartieri dormitori. Soltanto che rispetto a una situazione tipo quella francese c'è stato un peccato nella transizione da parte della giunta Veltroni, un qualche cosa di assolutamente inconcepibile. Invece di espropriare ed acquisire le zone in maniera pubblica per poter realizzare lì le strutture al servizio dei nostri quartieri, si è lasciato che dopo la selezione di queste aree di centralità i privati si comprassero le aree. Se le sono comprate a volte a due soldi, dove che hanno realizzato l'enorme guadagno immobiliare che invece in Francia, ad esempio, viene diviso e viene messo a disposizione dei cittadini. Ma non soltanto, la sistematica violazione degli accordi di programma e delle convenzioni pone, a mio avviso, per nuove forze politiche che spero presto vengano chiamate al governo della città, un problema di ripristino della legalità urbanistica. Cioè qui c'è la sistematica violazione di accordi di programma e di convenzioni che ognuno di noi ha vissuto sulla sua pelle nei quartieri. Allora qui bisogna riprendere le mani, bisogna riprendere le carte, bisogna andare a vedere che cosa questi palazzinari dovevano fare e non hanno fatto. Noi come comitato di quartiere di talenti per Rione Rinascimento Terzo abbiamo fatto un esposto alla procura, abbiamo fatto un ricorso al TAR. C'è stato dichiarato dal segretario generale che non si trovavano le carte. Alla fine il comune è stato pure multato per questa cosa, ma le carte non sono venute fuori. Sono state presentate esposte alla procura prima della gestione di Pignatone, ma nulla è successo. Adesso invece pian piano scopriamo, e lo ha dichiarato il procuratore della Repubblica alla Camera proprio una decina di giorni fa, che non soltanto si sono aperti i fronti che abbiamo visto delle intercettazioni da tutto quanto è andato sulla stampa, ma soprattutto si stanno per aprire, probabilmente si apriranno i fronti sanità e il fronte cemento. E quando parliamo, benvenuta Roberta, quindi dicevo, una situazione veramente incredibile, e finalmente si è aperta e lo stiamo vedendo, ma c'è l'intero fronte urbanistico che deve essere aperto. Noi per quanto riguarda Piazza Minucciano, secondo me è un caso assolutamente emblematico, lo richiamava prima Mimmo, abbiamo la bellezza di una piazza che è già al collasso, con l'istituto comprensivo, scolastico comprensivo, che proprio lì davanti alla piazza, 260 appartamenti lì faranno impazzire il traffico, faranno impazzire e andare a livelli incredibili l'inquinamento a spese dei nostri figli, dei nostri ragazzi. Ma non soltanto, io dico, tu hai letto una serie di passi significativi su Bonifaci, allora il primo ordine del giorno del 2010 era stato firmato e presentato da Mirko Coratti. Io adesso non voglio entrare nello specifico, dico che su Mirko Coratti ne abbiamo lette tante, si è dimesso da Presidente del Consiglio dell'Assemblea Capitolina, adesso si è dimesso da consigliere, quindi quella è una pagina. Però per la lettura di questa vicenda bisogna considerare una cosa: Dei Marino non più tardi di 10 giorni fa ha dichiarato che un personaggio che probabilmente Guerini, che i livelli nazionali del Partito Democratico a Coratti glielo volevano imporre come dice sindaco e assessore pesante. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Quindi questo 10 giorni prima dell'esplosione di Mafia Capitale. E mettiamone un'altra di perla per capire fino a che punto ancora
questa situazione è scandalosamente consolidata e resta lì. Ma vogliamo parlare di Fabrizio Panicaldo? Sì, parliamone. Capogruppo del PD. Capogruppo del PD che da dicembre, da quando sono stati inquisiti fior di consiglieri, fino a giugno non ha trovato il tempo per poter sostituire i presidenti di commissione che si è inquisiti e che poi ha fatto quella incredibile dichiarazione, incredibile, ma io chiedo scusa, mi dimetto perché da dicembre non sono stato in grado di sostituire i presidenti di commissione. Perché non sei stato in grado? Forse perché se li sostituivi sarebbe venuta fuori qualche cosa? Allora quando ti chiedo, quando il giornalista gli chiede ma perché l'ha fatto? Ma perché io pensavo di dare una mano a tutti. Dare una mano a tutti? Anche alle persone, ai consiglieri di cui abbiamo letto i protagonismi sulle intercettazioni. Ma questo è ancora capogruppo. E Marino lo voleva come nuovo presidente dell'Assemblea Capitolina. Di che cosa veramente stiamo parlando? Questo è quello che ancora ci spetta. Concludo con Rione Rinascimento IV, che ricordava pure Mimmo. Una battaglia che abbiamo fatto, denuncia alla procura e tutto, un palazzone, un muro di 100 metri di cemento, 8 piani messo davanti a povere famiglie che stavano lì da 60 anni e non è stato possibile, denuncia alla procura, portata e tutto. Io la denuncia l'ho ritirata fuori, ho detto andiamo a vedere questa denuncia e cosa ha fatto. I cittadini vogliono certezze, i cittadini vogliono politici che li ascoltino. Perché quando dobbiamo avere Gianni Caldo che si presenta alla conferenza urbanistica del comune e ci dichiara, ti ricordi Mimmo, che i cittadini devono mettersi buoni il cuore perché quelli che abitano lungo il raccordo non potranno avere i servizi e noi dovremo continuare a costruire nelle periferie quando ci sono 250.000 appartamenti vuoti, invenduti, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una classe politica che deve essere mandata tutta a casa in maniera tale che nuovi cittadini vadano al governo della nostra città e ascoltino i cittadini. Grazie. Allora Roberta, c'è solo un intervento di Orella sull'altro e poi ti do la parola.